It's a little bit funny, this feeling inside. Ci troviamo anno dopo anno, invecchiamo con Elton, invecchia lui, invecchiamo noi. Lo seguo molto molto volentieri. It's a little bit funny. Basta. Qual è la canzone che ti piace di più di Elton? Tiny Dance. Me la canti un pezzo? No, no, mai, mai, mai. Di Elton John, Benny and the Jets. Benny and the Jets. Me la cantare un pezzetto? Per l'amore, basta, può arrivare stasera te. I'm a bitch and the bitch is back. Un po' mi ricordo quelle parole, quindi. È da un anno abbiamo questi biglietti, ci è presa l'insana pazzia appena abbiamo saputo, perché a parte ci piace Elton John da morire, e poi perché secondo me merita tantissimo vederlo live. It's the circle of life and the wheel of fortune. Io vengo da Lugano, Elton John è il mio cantante preferito da sempre. Ce ne sono anche altri, ma Elton John è Elton John. Sono venuto con mio papà. Mi ha fatto Mark Knopfler, buono, no? Come Pink Floyd a Padova, e questo è Elton John a Milano. Vieni qua, ti godi la musica, ti rilassi due ore, quello che è, vai a casa che sei molto più alto, perché sei più colto, no? Questi qua sono concerti che, ragazzi, voi siete giovani, ma poi non li vediamo più. Mi piace That's why they call it the blues, che canto spesso al karaoke, la faccio sentire. And I guess that's why they call it the blues. In Italia non me ne sono fatto perdere uno. Penso siamo a quota 16. Ho iniziato giovane. Sono a vedere il mio idolo, no, io ho portato male. Ma allora, mia madre è una fan e sono stato portato dietro, no, però apprezzo, intendo. Sat on the roof and kicked up the moss. Well, if you. Tatuaggio è la passione di una vita, ho iniziato ad ascoltare Elton John che avevo 8 anni, adesso ne ho 37 e quindi Elton John tutta la vita. Your Song, perché lui è mio marito e per il nostro matrimonio abbiamo fatto suonare Elton John Your Song, cioè non proprio lui magari. Grande serata, grande concerto, grandissimo Elton. È uno dei migliori al mondo, lo è da almeno 40 anni, tornato a fare scalette di 25-26 pezzi che i suoi fans adoranti sicuramente gradiscono molto. Bellissimo, bellissimo. Cioè, fantastico. Mai divertito così tanto. Veramente fantastico. Poi avevano la fortuna di essere proprio davanti. Mi è piaciuto tanto e sono quasi di Elton John. Ottimo. Sì, l'ho toccato in i pantaloni e basta. È stato strepitoso. Lui è stato in gambissima, non ha mollato un attimo. Non mi aspettavo che il vecchietto tenesse così. Devo insegnare a tanti giovani. È stato molto bello. Poi lui era in forma, era molto ben predisposto. Per me è il mio primo concerto e devo dire che è veramente stato molto bello. Grandissimo, poi il mio 15° concerto, per cui conosciamo benissimo il nostro Sir, non ci delude mai. La scaletta è favolosa, lui ha una voce incredibile, la location è stata fantastica, insomma, grande concerto da tanto con furore. È stato molto adrenalinico e nonostante abbia 70 anni ha ancora una gran voce e una gran capacità di tenere il palco. Io vado solo a sentire Elton John e quindi la prossima volta ci vediamo a Lucca. How wonderful life is while you're in the world.